Il Teatro Galli ospiterà tutto quello che fino a ieri era la stagione del Teatro Novelli, e cioè a dire una signora stagione. Il Teatro Galli erediterà e avrà in dote una stagione che si è costruita negli anni una sua credibilità e una sua reputazione. Molte compagnie ambiscono a venire nella piazza di Rimini. Abbiamo conservato anche i 3 turni di abbonamento, quindi questo aumenta anche la capacità contrattuale del teatro nei confronti delle compagnie. E quindi diciamo, quell'impianto di stagione teatrale che prima si svolgeva a Novelli, che è una stagione, era ed è una stagione che sia negli standard di quantità che in quelli di qualità non ha nulla da invidiare a quelle dei teatri di tradizione che esistono nella nostra regione, in Italia. Ecco, quel tipo di stagione irrompe nel teatro Galli. Irrompe, ma non è un'intrusione, perché il Teatro Galli, sin dall'inizio, pur essendo un teatro a forte prevalenza musicale, qui nasce soprattutto la lirica, però già dall'inizio ospita linguaggi diversi, di tipo teatrale, ma anche non solo teatrale, feste, veglioni, balli. E anche teatro, anche senza una direzione artistica ad opera degli impresari o delle filodrammatiche locali. E quindi oggi questo linguaggio teatrale, non solo quello musicale, entra con una stagione con i grandi titoli del teatro contemporaneo, dei classici del Novecento, ma anche di testi, più brillanti, fino anche al teatro musicale. E con un turno intermedio che si chiama turno D, altri percorsi, fino ad arrivare a un altro turno che faremo invece al Teatro degli Atti, che si chiama Tracce di Nuovo Teatro, cioè una stagione articolata, diciamo, per rispondere a tutti i diversi segmenti di domanda che esistono in una città. L'accesso al Teatro Galli, rende più facile la vita delle produzioni teatrali, perché quello che a Novelli non si poteva fare, qui al Galli si potrà fare. Molte delle scene di alcune produzioni teatrali a Novelli non riuscivano ad entrare, qui al Teatro Galli riusciranno ad entrare, perché questo teatro ha una torre scenica molto importante, una macchina scenica molto importante che sa coniugare un aspetto ipertecnologico con i saperi del macchinismo italiano, che è una scuola molto apprezzata e richiesta in ogni parte del mondo. Quindi da questo punto di vista è più facile fare spettacoli dentro il Teatro Galli, se non altro dal punto di vista tecnico. Il pubblico teatrale riminese è un pubblico difficile. Io ricordo il mio maestro è stato Glauco Cosmi, che questo mi ha insegnato, e mi diceva sempre che questo pubblico è un pubblico difficilissimo, che non ti perdona se sbagli, e quindi è un pubblico che tu devi sapere non circuire, non assecondare, ma quantomeno incrociare. Ecco, questa capacità di incrociare il pubblico e stabilire con questo pubblico difficile un rapporto di reciproco condizionamento, questo è un po' quello che devono fare le direzioni artistiche, senza assecondare nessuno per avere dei consensi, ma incrociarli sì. Ecco, questo pubblico difficile, se non riuscivi a incrociarlo, sarebbe stato un disastro.